Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti noi. Ecco, abbiamo appena invocato lo Spirito Santo perché ci aiuti a celebrare tutti insieme questa Eucaristia. È una Eucaristia che ci presenta una parola importantissima, che è quella del pane. Pane inteso in senso materiale e specialmente pane inteso in senso spirituale, dove ci aiuta a riflettere e a vedere come noi ci cibiamo del pane di Gesù Cristo. Lui che ha detto al pane che celebrava: questo è il mio corpo. Ecco, con la comunione Gesù vuole vivere con noi e aiutarci a vivere quotidianamente. Ecco, importante è scoprire la comunione, specialmente come la facciamo, se la facciamo. Ecco, tutti interrogativi semplici, ma che dobbiamo riscoprire per uscire da quella mediocrità che ci fa, che trascuriamo l'essenziale. E chiediamo allora perdono al Signore per tutte le volte che usiamo male il pane materiale, forse anche lo buttiamo via, per tutte quelle volte che usiamo male il pane spirituale, cioè come facciamo la nostra comunione. Se la facciamo bene, in grazia di Dio, oppure se facciamo così, tanto per fare. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, da Baal Salisà, venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma il suo servitore disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Egli replicò: dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: ne mangeranno e ne faranno avanzare. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore. Parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio.
grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare, di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla, veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simone Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne voleva. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò da loro sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Ciò che lo Spirito Santo che abbiamo invocato prima, l'abbiamo fatto appositamente perché stia qui con noi e ci aiuti a accogliere questa parola. Non cerchiamo di capirla noi, perché altrimenti la filtriamo, perché facciamo dire alla parola quello che vogliamo noi, il nostro comodo. Invece accogliamo la parola così com'è. Sembrerebbe una parola strana, invece è una parola molto usuale nella parola di Dio. Il pane, sia nel Vecchio Testamento come nell'Uomo. Sempre i profeti vengono aiutati da Dio attraverso, viene dato loro un pane perché hanno ancora molto da fare, molto da camminare. La prima lettura è molto semplice, bellissima poi, che evidenzia come anche a quei tempi c'era il buono che portava il profeta il pane per dopo essere dispensato ai poveri. E difatti anche questa persona porta 20 pani al profeta. Il profeta subito le mette a disposizione della gente, anche se i bisognosi erano molti. Eppure il profeta rassicura: non abbiate paura, Dio provvede perché tutti mangeranno abbastanza. Ecco una lettura semplice questa, ma che ci insegna molto, sia il valore del pane materiale, che è da curare con amore, non buttarlo, non so, anche amarlo proprio, perché è quello che ci sazia giorno per giorno, è quello che fa bene a tutti il pane, ed è una cosa molto, molto bella anche donare un pezzo di pane a un altro, sia anche poi l'elemosina, pensare che ci sono dei poveri e donare qualche cosa
ai poveri o noi direttamente o attraverso quello che possono essere gli enti che aiutano. È una lettura molto buona per i nostri tempi. Ci sono anche tante mense per i poveri cosiddette, che fanno un bene enorme. Però la parola di Dio di oggi, oltre a questo bene materiale che mette in evidenza del pane, con il Vangelo e poi con San Paolo agli Efesini, ci mette in evidenza anche un altro pane, che non è solo quello materiale, ma che è quello spirituale. Perché l'uomo ha bisogno e del pane materiale, ma anche del pane spirituale. Faccio un esempio, tante volte noi facciamo l'elemosina, la facciamo anche frettolosa, prendi qua e va per... Non è aiutare i poveri questo. Ecco che allora alla cosa materiale che possiamo dare a un povero ci occorre anche un cuore, uno spirito, un amore, un'umanità nostra che venga donata assieme al pane. Il Vangelo ci mette in evidenza che veramente è importantissimo che la gente si sfami con il pane e dimostra Gesù che ha il potere anche di moltiplicare i pani materiali. Però Gesù dà a questo pane un senso spirituale. E che se lo colleghiamo all'ultima cena, ecco Gesù che dice al pane, questo è il mio corpo. Gesù vuole che mangiando il pane mangiamo il corpo di Cristo. Ecco che noi abbiamo l'occasione dell'Eucaristia di veramente ripetere il comando di Gesù, fate questo in memoria di me. Il sacerdote, facendo memoria di Gesù, dice questo pane è il corpo di Cristo, anche per noi. Non è più un pezzo di pane, anche se è una minima parte, diciamo, una particola che veramente è un qualcosa di poco. Però è il corpo di Cristo che noi ci cibiamo. Ecco allora vedere come noi accogliamo questo messaggio. In fondo è fare una revisione profonda sulla comunione, come la facciamo. A me fa specie, specialmente a Verona dove vivo, vedere come le domeniche vanno solo per dappertutto, vanno a messa anche abbastanza gente dove ci va, tutti vanno alla comunione e nessuno si confessa, perché siamo in tempi di una superficialità terribile, che non è fare la comunione tanto per fare. La comunione occorre veramente viverla in pienezza, perciò viverla in grazia. Se io ho il peccato grave sull'anima, non posso fare la comunione, altrimenti faccio un altro sacrilegio. Devo fermarmi, eventualmente fare la comunione spirituale, Signore vieni nel mio cuore, non sono degno, però tu vieni lo stesso. Ecco, fare una preghiera che possa Gesù entrare in noi e stare con noi e poi andare a confessarsi. E se non abbiamo il peccato grave, ecco, chiedere perdono al Signore. È importante fare una riflessione, altrimenti entriamo in chiesa e usiamo come prima. Non c'è successo niente. Anche San Paolo agli Efesini ci mette in evidenza una cosa, i cristiani di Efeso che erano anche abbastanza fervorosi. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza, mansuetudine, sopportandovi a vicenda nell'amore. Ecco, noi con la nostra vocazione battesimale, che siamo diventati cristiani, noi abbiamo ricevuto questa chiamata, questa vocazione particolare, e San Paolo ci invita proprio a, ci richiama con forza a vivere questa vocazione spirituale.
perché è una vocazione che ci dà dignità, maturità, responsabilità e anche ci fa gustare le cose spirituali. Ecco, il pane ricevuto bene nella comunione è ricevuto veramente con umiltà, anche con dolcezza, magnanimità, nell'amore e con l'amore. La comunione porta i suoi frutti, che sono questi: l'umiltà, la dolcezza, l'amore verso gli altri. Torniamo a casa con qualcosa in più, perché vivere con Gesù Cristo, anche se la vita è cruda e non cambierà, non è che diventi più facile, forse diventa anche più difficile, ma il problema non è il facile o il difficile, e il problema è capire che noi abbiamo i mezzi per affrontare la vita, sia che sia facile sia che sia difficile. Non credo che sia un comodo per le mamme, per i papà, per le zie, per i nonni avere i bambini, perché rompono anche se sono la gioia, la vita per tutti. E capite che c'è questa lotta dentro di noi, no? Li vogliamo e non li vogliamo, però dopo prevale l'umano che li vogliamo. Dio ti dice, ma non solo vuolili, non solo, ma ringrazia Dio che ci sono e prega Dio perché ne vengano tanti, perché non sono il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente. E convivere con responsabilità anche la comunione che noi riceviamo. Perché? Perché ci porta i doni che abbiamo bisogno, la forza, lo spirito che abbiamo bisogno nella vita di ogni giorno. Anche oggi vedete che aveva messo sereno, e invece piove. Capite che possiamo subire o sopportare la vita, oppure la possiamo gustare vivendola proprio con il Signore. Ecco, allora la buona notizia di questa domenica è proprio questo: usiamo bene il pane materiale per noi e per gli altri, e siamo generosi nel donare il pane materiale anche agli altri, specialmente a chi ha bisogno, ma facciamolo col cuore, con spirito, con amore, non così buttato lì. E poi riscopriamo veramente come vivere la comunione e ricevere Gesù Cristo è quella forza che viene a aiutarci, che viene veramente a parlare con noi, a vivere con noi, a stare con noi per dirci: non aver paura di nessuna difficoltà della vita, ci sono io. E fare esperienza che facendo la comunione si vive meglio, si lavora meglio in tutti i campi. Può essere per il medico, può essere per il professore, può essere per l'operaio, può essere per il datore di lavoro, può essere per il politico, può essere per il povero, per l'operaio, per qualsiasi persona. Il Signore c'è per tutti. E quanto più ci cibiamo del corpo di Cristo, della comunione, con devozione ma anche con responsabilità, tanto più abbiamo in noi questa forza che è Gesù Cristo. Vivere con Gesù Cristo è molto diverso che non vivere da soli, perché ci distrugge Lui le paure, e le paure ci ingannano e ci rovinano. Quanto male fanno a noi le paure, quanto male, quanto bene che non facciamo, invece quanto male facciamo, perché la paura ci porta al male. Perciò godiamo di questa buona notizia: Gesù Cristo moltiplica i pani anche oggi, non solo quelli materiali, ma specialmente quelli spirituali, perché abbiamo bisogno di spirito, abbiamo bisogno di fede, abbiamo bisogno di amore e di sapere amare come Gesù Cristo, perché allora gustiamo la vita noi, perché ha senso, e gustiamo la vita e doniamo la vita anche agli altri. Pensate un po', non so, una mamma, un papà che hanno una bambina che è così com'è, e così tutti i bambini, no? Pensate alla penitenza dopo 24 ore. Io mi ricordo che una volta ho fatto un'esperienza, ho preso in braccio un bambino, io dopo 10 minuti non sapevo più cosa fare. E meglio, ho visto subito che c'era la mamma, dice prendi qua, io non so cosa fare. Ma è vergognoso non sapere cosa fare, anche se sono frate.
Invece se c'è amore dentro, se c'è spirito dentro, se c'è Gesù Cristo e ci cibiamo proprio di Gesù Cristo, e se non possiamo cibarci sacramentalmente, chiediamo e invochiamo la comunione spirituale, oh, è come Gesù entra in noi e ci aiuta a capirci da grandi e anche da piccoli, a volerci bene, a vedere che veramente ognuno è un dono per l'altro. Ecco allora che il segno del pane è importantissimo, pensiamoci, ammiriamo quel pane che c'è sulla tavola, di qualsiasi specie sia, basta che sia pane sano, e non solo ammiriamoci, ma responsabilizziamoci di fronte al pane eucaristico di Gesù per ricevere il più possibile e riceverlo degnamente. Grazie anche di questo canto, vedete, se c'è spirito non occorre neanche battere la bacchetta. Volevo avvisarvi invece una cosa grande, che mercoledì e giovedì il perdono d'Assisi, è vero che è una festa francescana, ma serve per tutti, è l'indulgenza per noi. Francesco ha pensato a noi, e se ci convertiamo un poco, andiamo a confessarci, a comunicarci, e specialmente se avete qualche chiesa francescana vicina, oppure di domenica quella parrocchiale dove lo fanno, noi facciamo il perdono d'Assisi, possiamo acquisire l'indulgenza plenaria per noi, non è per i morti o per altri, è per la nostra conversione, proprio per dire: Signore, dai, dacci una mano. Dopo mi dimenticavo di dirvi, e abbiamo un po' di spese per il rinnovo della Madonna, i lavori in corso, però se volete, se no fate pure anche a meno, non importa, però se lo fate, fatelo con amore, abbiamo bisogno. Buona settimana a tutti.